Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo Spirito. Radunati dallo Spirito di Dio in questo luogo santo, dove troneggia la Santa Madre di Dio, la Madonna della Milicia, ci disponiamo a vivere i divini misteri, ad offrire al Padre questo santo immacolato sacrificio, e da Lui invochiamo il perdono e la misericordia per i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore, Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che unisci in un solo volere le menti dei fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché tra le vicende del mondo là siano fissi i nostri cuori, dove è la vera gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, non con sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo. La parola della croce, infatti, è stoltezza per quelli che si perdono, ma per quelli che si salvano, ossia per noi, è potenza di Dio. Sta scritto infatti: distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il sapiente? Dov'è il dotto? Dov'è il sottile ragionatore di questo mondo? Dio non ha forse dimostrato stolta la sapienza del mondo? Poiché infatti nel disegno sapiente di Dio, il mondo, con tutta la sua sapienza, non ha conosciuto Dio. È piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. Mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani, ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti, ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Parola di Dio. Dell'amore del Signore è piena la terra. Dell'amore del Signore è piena la terra. Esultate, o giusti, nel Signore, per gli uomini retti è bella la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde a Lui cantate. Dell'amore del Signore è piena la terra. Retta è la parola del Signore, è fedele ogni sua opera.
Egli ama la giustizia e il diritto. Dell'amore del Signore è piena la terra. Dell'amore del Signore è piena la terra. Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli, ma il disegno del Signore sussiste per sempre, i progetti del suo cuore per tutte le generazioni. Dell'amore del Signore è piena la terra. In ogni momento pregando, perché abbiate la forza di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolite e 5 sagge. Le stolite presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si levò un grido. Ecco lo sposo, andategli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge, dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Le sagge risposero, no, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo. E le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispose «In verità io vi dico, non vi conosco». Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, la parabola che il Signore oggi ci ha consegnato ci pone dinanzi alla realtà quotidiana della nostra vita credente. Queste 10 vergini li possiamo benissimo paragonare all'umanità intera, o meglio a quell'umanità che ha ricevuto la possibilità di camminare secondo il Vangelo, secondo la fede, secondo il dono della grazia. E sono chiamati a vivere
nell'attesa del ritorno dello sposo, momento nel quale lo sposo, avendo perfezionato il suo matrimonio, deve entrare ormai nella stanza nuziale, deve poter consumare questo suo matrimonio con la sua sposa. Sono tutte vergini, tutte quindi ci fanno guardare alla realtà del dono della fede ricevuto. Ma ci accorgiamo che in questo gruppo di 10 vergini, 5 risultano essere stolte. Hanno tutte le lampade, hanno tutte la possibilità di stare lì ad attendere lo sposo, ma l'attesa è lunga e giunge per tutti il sonno, che li porta ad attendere in maniera diversa. C'è chi ha fatto prima di ogni cosa, avendo la lungimiranza della possibilità di un ritardo, la scorta dell'olio che necessita perché le lampade non si spengano, mentre coloro che questo pensiero, questa attenzione non l'hanno avuta, approfittano del sonno per dormire, per cullarsi, non curanti che comunque lo sposo giungerà. E quando giungerà, come li troverà? Ecco, giunge appunto durante la notte, a mezzanotte, il grido dell'arrivo dello sposo. Tutte si destano, tutte preparano le lampade, ma nel momento in cui stanno per accenderle, 5 si accorgono che non hanno la possibilità di sostenere ancora quella luce che gli permetterà di poter entrare nella casa dello sposo. Cosa ci dice questo, fratelli e sorelle, a ciascuno di noi? Siamo nel tempo dell'attesa della venuta del Signore. La nostra vita come credenti e come Chiesa si sviluppa tra il tempo della risurrezione di Cristo e il suo ritorno glorioso alla fine del mondo. E ciascuno di noi è chiamato a vegliare, cioè a tenere desta la fede, a tenere quella fiamma che nel giorno del battesimo, nel simbolo della candela accesa, ci è stato detto dobbiamo alimentare. Viene detto ai genitori, abbiate cura che questa fiamma, segno pasquale, che sempre dovete alimentare, possa crescere insieme con il bambino, con la bambina. Ma che cosa sono o che cos'è quest'olio, se lo intendiamo come un semplice elemento materiale che serve ad alimentare la lampada? Possiamo dire che le vergini sagge sembrano essere anche sgarbate o stolte, perché negano la possibilità di condividere con le altre il dono dell'olio. Ma è qualcosa di incomunicabile. È ciò che si è realizzato, è come si è vissuta quella vita credente, è come abbiamo dato noi risposta al Signore, ascoltando la sua parola, impegnandoci a metterla in pratica, a trasformarla in azioni concrete, in un modo di pensare e di vivere diverso da quello che ci propone il mondo. E allora quell'olio sarà a nostra disposizione, ci permetterà di essere pronti e di poter entrare nella casa dello sposo. Perché è in quel momento che il Signore potrà dire a quanti lo hanno cercato, lo hanno amato, lo hanno servito, si sono dilettati nel conoscere il suo pensiero, la sua volontà, la sua parola, di essere conosciuti. Il Signore dirà: non vi conosco. Ma che cos'è questa conoscenza se non una realtà di comunione e di condivisione che si sperimenta già nell'oggi, tra il credente e il suo Signore, tra il discepolo e colui che è lo sposo di ogni anima, di ogni credente, che è lo sposo di questa Chiesa che siamo noi. Chiediamo in questo luogo santissimo, in questo santuario, alla Beata Vergine Maria che ci dia la capacità di saper custodire
l'olio necessario per avere le lampade accese nel momento in cui ritornerà lo sposo. Da lui riconosciuti, possiamo partecipare della gioia del suo sposalizio, dove ogni cosa per noi sarà partecipazione di gloria e di luce della Santissima Trinità. Sia lodato Gesù Cristo. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del Signore. O Signore, che ti sei acquistato una moltitudine di figli, con l'unico e perfetto sacrificio di Cristo, concedi a noi nella tua Chiesa il dono dell'unità e della pace. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e renderti grazie sempre in ogni luogo, Dio onnipotente ed eterno. Tu sei l'unico Dio vivo e vero, l'universo è pieno della tua presenza, ma soprattutto nell'uomo creato a tua immagine ha impresso il sigillo della tua gloria. Tu lo chiami a cooperare con il lavoro quotidiano al progetto della creazione e gli doni il tuo spirito perché in Cristo uomo nuovo diventi artefice di giustizia e di pace. E noi, uniti agli angeli e santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Thank you.
veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la beata Maria Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i suoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Corrado, l'ordine episcopale, i presbiteri e i diaconi, e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e Dio sarò salvato. Preghiamo. Porta a compimento in noi, o Signore, l'opera risanatrice della Tua misericordia e fa che interiormente rinnovati possiamo piacere a Te in tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Prima di concludere con la benedizione, ci rivolgiamo a Maria con la preghiera alla Madonna della Milicia, composta dal Cardinale Salvatore Pappalardo. Da questo santuario a te dedicato in Sicilia, col titolo di Madonna della Milicia, ti salutiamo con fede e ti proclamiamo beata, o Maria, nel cui purissimo seno Cristo Figlio di Dio si è incarnato, facendosi uomo come noi. Accetta le suppliche del tuo popolo, o Vergine Madre di Dio, e intercedi presso il tuo Figlio, perché ci liberi da ogni pericolo e da ogni male. Fa, o Vergine Santa, che quanti ci diciamo cristiani possiamo vivere nell'amore, impegnati nel servizio di Cristo e dei nostri fratelli bisognosi, per arrivare dopo le prove di questa esistenza terrena all'eterna gioia della celeste patria. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Chinate il capo per la benedizione. Concedi, o Signore, che il popolo fedele proceda sospinto dal tuo amore e mosso da un salutare pentimento, compia con gioia ciò che comandi per ricevere ciò che prometti, per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.
Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Amen.